Ecco, Ciro c'ha le mani fredde, ma tu sei etereo, non puoi sentire, no, tu non senti. Allora, questa qui è la macchina di lusso della Patrimonio Spa, della una Coppa. delle macchine di lusso. Cavolo, che bella macchina di rappresentanza. Scusa Cicala, ma quante ne Una, avete? Ma sindaco. che cavolo dici? Siccome forse ogni tanto viene spostata di posto perché giustamente quando la usiamo, probabilmente pensavano che erano più di una. Pensavano Ma pensavano chi? i consiglieri che l'hanno Ah, scritto qualche asino oggi, vola, che ma pure uscire l'hanno che scritto. così sono. Dico, guardate a me il numero di targa e controllate. Che è tipo l'aereo di Mussolini, Abbiamo capite? Sempre la noleggiato, stessa macchina che gira ovunque. l'abbiamo chiesta al Ah, comune tante volte, buonasera. alla fine il comune ha detto che le macchine erano, gli servivano, erano indispensabili e quindi abbiamo dovuto provvedere a noleggiarne una almeno per poter effettuare i sopralluoghi, Oh. anche perché la città di Messina è grande. Prima usavamo la mia macchina, le macchine dei dipendenti, ma non è neanche corretto che si faccia così. È Mi pare giusto, quindi giusto. una macchinetta, Una macchina da un ah, mese, niente flotta. niente flotta. Mannaggia, per essere campagna ne ha tre. Mi pare? Tre, due, quattro. Ma che ti sono 500? Allora, Ancora sono siete piccirini. 500 dipendenti Oh, all'anno allora, stiamo per e 80 entrare amministrativi. nella sede Operativa. della defunta Patrimonio SPA. C'è anche Siamo qui concentrati. l'assessore Caminiti. Quale ci ha preso gusto Buonasera. ormai, no? Ci ha Con preso questa mi gusto. congedo, Come ti congedo? Ah, giusto? No, perché la no. partita. Tu mi pare che ci sei qualche altra diretta pure, con qualche altra partecipata o No, no? le Mi ha partecipate fatto no. No, tu ci sarai per quanto riguarda l'ATM, per la parte Non posso della, scappare. Come si chiama lì? Parte informale, che non diciamo Ah, niente di ecco, lì è più, una grande sorpresa, una non cosa riveliamo niente. spaziale. Niente di più. E lui ci deve essere per forza. Sì, possiamo salire tutti e Allora, due. Forse qua se cade dentro. la linea è colpa di Luciano, va bene? Allora, come voi sapete, Luciano, se cade la linea, dimmelo, così io mi aggrappo. Come voi sapete, il Consiglio Comunale, nelle sue tante peripezie o colpi bassi alla città, ha deciso di fare due ben delibe, due, per mettere in liquidazione la società, la Patrimonio Spa. Ora vi spiegheremo pure perché. Avete anche la lettera che per caso ha scritto il Presidente del Consiglio Comunale a portata di mano, che è una lettera abbastanza Sì, ma ce l'ho qua, la inquietante. posso leggere. Ecco, abbastanza Allora, questi sono inquietante. gli uffici. Sotto Che ora la leggeremo, ma molto inquietante sta lettera. ci sono le stanze delle politiche della casa, perché noi curiamo anche gli alloggi RP, in maniera. In fondo ci Oh. sono le Luciano, stasera stanze. un solo microfono, Di come là, risparmiare di là. stasera? Come? Di là, di là. Sì, No, di sì. là, di là. Ah, ci sono quelli che non Quindi. qua, quello che le scassate, no? No, Sempre quelli sono. No, no, vabbè. questi portatili. Oh. Quindi di là ci sono le stanze, queste quindi tutto politica della casa dipartimento. Sì. Quindi noi ci siamo insediati con i nostri distacchi insieme alle politiche della casa, perché ovviamente lavoriamo in sinergia. Noi facciamo tutte le attività e loro fanno poi gli atti finali di vendita. Sì. Qui riceviamo le persone e quindi è tutto quello che riguarda politiche della casa. Ok. Andiamo dall'altra parte dove c'è la parte tecnica, Sì. dove ci sono parte del dipartimento che ovviamente serviva come know-how e come passaggio di consegne. Questa è la stanza che utilizziamo, CDA, collegio, revisori. Questo è tutto. Ma avevano detto che aveva dei Sì, divani. divani in pelle rossa. Divani no, in pelle umana. In pelle. Queste sono le stanze, quindi CDA, collegio e revisore. Tutte carine. Tutti quelli, lavoriamo bene. Avevano detto che avevano mega stanze. No, 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 niente di tutto Mi hanno detto che questo. avevano mega Niente di stanze. tutto questo. No, i costi Divani superflui. di pelle umana. Costi superflui non è necessario. Cose da pazzi. E questa è la parte tecnica in cui ci occupiamo di patrimonio. Qui ci occupiamo di inventario. Quindi patrimonio in missione in possesso, inventario, una figura che si occupa solo dell'inventario. Quindi aggiornamento costante. Attività, richieste da parte del comune, bandi, tutte queste cose. Questo è l'ufficio invece sempre tecnico, in cui abbiamo tutto quello che sono le pratiche ordinarie, trasformazione. Queste fanciulle chi sono? Queste sono il CDA di patrimonio. Il CDA di patrimonio è al femminile. Simona!
ingegnere Simona Colli, l'avvocato Patrizia Pizza. Patrizia, dove ci sediamo? Qui? Ci sediamo qua. Oh. Questa è la stanza più grande che abbiamo. Ma si scassi, ma fanno bene che vi vogliono chiudere. Ci vogliono chiudere per questo motivo o per un altro? Non avete, ora vediamo. Non avete la flotta delle armi, non avete i divani di Pellumana, ma voi sareste una partecipata seria? Ma ci cala. Ti dovresti vergognare. Mi devo vergognare, esattamente. E anche voi dovreste vergognare. Scusa. Non mi avete consigliato bene. Allora, cominciamo a svelare alcune cose simpatiche. Intanto cominciamo a chiarire come nasce questa società. Quindi la società nasce, il consiglio vota la creazione a luglio, ma la società nasce il primo, l'11 di ottobre del 2018. Inizia subito le sue prime attività, ovviamente. Aspetta, Cicala, aspetta, okay. Non essere. Ma qua c'è la chiave della io intanto flotta. Vorrei le carte che riguardano la scelta di fare questa società. Dove sono? Salda Messina, per cortesia. Tanto per ricordare la storia e l'incoerenza degli asini volanti. Dove sono queste carte, per cortesia? Sì, questo è Salva Messina. Allora, Salva Messina. Ecco qui. Allora, Salva Messina, come sapete bene, è stato approvato il 15 d'ottobre del 2018. A seguito delle mie dimissioni del 29 di settembre, quando i signori consiglieri comunali non avevano intenzione di salvare la città dal dissesto e quindi avevano stabilito che De Luca non doveva fare il sindaco, doveva fare il becchino. Arrivava qua e dichiarava il dissesto della città, dopodiché facevamo un bel mestiere, che è anche bello, prendevamo, imparavamo il l'uncinetto e così ci passava il nostro tempo senza fare niente, non rischiavamo niente, tanto eravamo in dissesto, come diceva chi mi ha preceduto in quel palazzo, non possiamo comprare manco uno spillo. Eh sì, perché oltre al dissesto, che già di fatto c'era, aggiungiamo anche asini volanti in giunta, compreso, con tutto il rispetto al sindaco, perché io, scusate, perché io ho stravolto le cose loro prima di me, no. Ci sarà una questione. È ovvio che non siamo tutte stesse e la differenza si vede. Quando io mi sono dimesso il 29 di settembre, sono venuti dietro la mia porta tutti quanti, chi aveva un mutuo, chi aveva fatto la ristrutturazione di casa, la ristrutturazione effettivamente tale libero, sì, è uno dello obbligami mutuo pagati, cose ne sappiamo le barzellette. E chi ancora se a pagare i facsimili, fatto sta che comunque sono venuto a piangere il sindaco, per favore non ti dimettere, noi approviamo qualunque cosa. E così è stato, con le buone maniere. Il 15 d'ottobre approviamo il Salva Messina. Nel Salva Messina, nelle attività parte terza, se non ricordo male, nelle attività di supporto, che cosa era previsto? Ecco qua, era prevista la costituzione, eccola qui, vi leggo punto 3 della parte terza del Salva Messina approvato dal consiglio comunale il 15, questo è il 15 d'ottobre se non ricordo male, 2018, quando a seguito delle mie dimissioni, non volendo se ne andare a casa, cioè, vedete, quando poi li chiama asini volanti, sono complimenti questi, non volendo se ne andare a casa, approvano tutto e Salva Messina, compreso il punto 3, parte terza. Parte terza, per intenderci, erano le attività, ecco qua, tanto per ricordare sempre la storia, no? Parte terza, provvedimenti di supporto al piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Supporto significa che sono attività che devono sorreggere la strategia complessiva. Quindi sono obbligatorie farle.
Ed è questo il ragionamento che abbiamo fatto anche alla Corte dei Conti ieri, dove abbiamo esposto proprio la logica del Salva Messina con tutte le 35 delibere attuative del Salva Messina. Questa qui, quindi, punto 3, parte terza, cosa dice? Istituzione di un ufficio speciale o apposita società di valorizzazione immobiliare per la riclassificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare mediante l'individuazione dei cespiti da mantenere nel patrimonio municipale e quelli da dismettere. Questo è stato votato dal Consiglio Comunale il 15 di ottobre 2018 per non andarsene a casa. La missione principale. Ok? A seguito di questa approvazione vengono preparate 35 delibere attuative del Salva Messina, tra cui ci troviamo, qual è questa qui? La 65 dovrebbe essere. Dovrebbe, è la data, per favore. Allora, la verifichiamo. Viene fatta una delibera, la data per cortesia, una delibera di Consiglio Comunale attuativa, chiamate Federico e vedete esattamente il numero. Io vi ho detto, volevo la delibera, anche perché vorrei ricordare anche chi ha votato questa delibera. Sì. Va bene? Perché questi signori che hanno votato la delibera, a distanza di anni, non possono cambiare idea, mettendo in discussione tutta la strategia complessiva del Salva Messina. Perché questa era un'azione di supporto. Quindi cortesemente... La delibera 65C del 20 novembre 2018. 20 novembre 2018. Questa è quella, diciamo... 20 novembre 2018. Esatto. Cortesemente, se la possiamo avere, perché Federico, vorrei almeno il primo foglio, o se hanno, io l'esito ce l'ho conservato. Comunque, questa delibera fu approvata dal Consiglio Comunale e fa parte del pacchetto delle 35 delibere che si sono approvate. Il Consiglio evidenzia la necessità dell'adeguata valorizzazione del tema patrimonio mediante la costruzione di un'apposita società, stante l'impossibilità di provvedere altrimenti per l'assenza di adeguate professionalità interne. Questa è la motivazione per cui... Allora, io infatti volevo la delibera apposta, quindi qua viene riportata la motivazione. Diciamo l'oggetto. Il 30, allora, le 35 delibere attuative del Salva Messina sono state approvate tutte entro il 23 novembre. Perché? Perché io gli ho detto molto carinamente ai consiglieri comunali, o entro il 23 novembre, che è l'ultimo giorno utile per approvare la rimodulazione del piano di riequilibrio, si approvano prima del piano di riequilibrio tutte le 35 delibere attuative del Salva Messina, o piano di riequilibrio non se ne approva. Perché ho detto? Perché di voi non mi fido. Siete gente inaffidabile, instabile, che rispondete, la maggior parte di voi, alle sporche lobby che hanno messo in ginocchio la città di Messina. Quindi, siccome non mi fido e non sbagliavo, le delibere si fanno prima. E così è stato. Perché ovviamente ci tenevano a stare col loro culo sulle poltrone. Viene approvata la delibera. Motivazione di questa delibera: viene evidenziata la necessità dell'adeguata valorizzazione del tema patrimonio mediante la costituzione di un'apposita società, stante, sentito un po', stante l'impossibilità di provvedere altrimenti per l'assenza di adeguate professionalità interne. E allora le professionalità mancavano a novembre del 2018, chiaro, professionalità interne. Perché ci siamo focalizzati sulla creazione di questa società? Perché una delle critiche, portate le critiche della Corte dei Conti per cortesia, una delle critiche ribadita dalla Corte dei Conti, nelle deliberazioni che aveva fatto sullo stato comatoso dei conti del Comune di Messina, veniva messo sempre in evidenza quello che riguardava l'elemento della mancata classificazione e aggiornamento dell'inventario e quindi di tutto ciò che riguardava poi la valutazione della, per quanto riguarda il profilo della contabilità economico-patrimoniale. Le ultime due delibere della Corte dei Conti, ne diamo un numero, sono 91 del 2016, la 232 del 2017, dove al punto 20 ribadivano mancato aggiornamento degli inventari
mancato rilevazione sistematica aggiornamento della consistenza del patrimonio dell'ente. Praticamente cosa c'era a Messina? Qua c'erano amici degli amici, parenti dei parenti, dove il patrimonio del comune veniva dato a gratis e senza pure provvedimenti agli amici degli amici. E noi in questi anni ne abbiamo liberati tanti immobili, che erano immobili che prima erano dell'AMAM, erano immobili che erano dei custodi, anche di altri Anche tipi di strutture, ad associazioni in cui non c'erano benefici. immobili dati ad associazioni senza l'associazione, no? E questi erano tutti immobili che venivano dati in virtù di rapporti d'amicizia. Ovviamente non pagavano, anzi c'erano alcuni di questi che il comune gli pagava pure le Utenza. utenze, ragazzi. Le utenze. Questo era la modalità di gestione del patrimonio immobiliare di Messina. Gente che aveva originariamente titolo perché faceva il custode, poi però era in pensione da anni e ce ne trovavamo col figlio o la figlia. Motivo, boh. Non si sapeva, ma immobili belli, non immobili scarsi. Per non parlare di altri tipi di fenomeni. È ovvio che era un altro troncone di quel verminaio nel quale avevamo messo le mani. Ed è ovvio che la reazione piano piano è arrivata. Qual è stata la reazione oggi? La vendetta del Consiglio Comunale, quindi dopo che approva questa delibera, attenzione, poi approva la delibera di costituzione 114 dell'anno della dopo. società. Quindi pensate quanto il Consiglio Comunale si è espresso nella direzione di fare la società di valorizzazione, perché i presupposti c'erano, la Corte dei Conti lo continuava a ribadire. Quando viene fatta la delibera in Consiglio Comunale 1 luglio per costituire formalmente la 2019 società? L'1 luglio 2019. Quindi con quella delibera si dà effettivamente mandato a costituire la società. La società viene costituita dal notaio L'11 ottobre l'11 ottobre 2019. del 2019 e operativamente inizia l'attività. Diciamo ai primi del 2020, dopo tutte le attività Oh, burocratiche, notaio, camera di quando arrivava commercio, Covid quello, arrivava patrimonio. praticamente quasi in Oh. contemporanea. I primi di gennaio noi già chiediamo il primo distacco al comune, Ok, il quale nel tempo di rispondere arriva subito il Covid. Tutti smart working vabbè, e si blocca un po' la il situazione. 2020 bene o male sappiamo com'è, vabbè, ma questo Ma qua, comunque abbiamo fatto delle progettazioni del sistema informativo, abbiamo Roberto, lavorato, diciamo, qua non siamo, in qua ufficio. non siamo per giustificare, No, qua siamo per fanculizzarli, il tema è diverso, mi devi scusare. Ora andiamo per ordine, perché qua non c'è nessuno che gioca in difesa, perché vi dovreste vergognare voi, asini volanti. Vedete, io perché non mi sono mai fidato di voi, ovviamente ci sono le dovute eccezioni, lo dico sempre, ma la maggior parte di voi è collegata alle sporche lobby che hanno messo in ginocchio questa città. E siete inaffidabili, e lo state continuando a dimostrare, inaffidabili. Quindi votate per 3 volte, tre, nell'ambito della Salva Messina, il 15 d'ottobre, volontà di costituire la patrimonio. Poi votate la seconda volta il 20 novembre del 2018. Poi votate la terza volta il 1 luglio del 2019. Dico che sulle cretine non cancio un'idea, ma obiettivamente voi pensate che ci alziamo la mattina, abbiamo una struttura, dopodiché, perché magari c'è qualche prurito di qualcuno che gli abbiamo tolto l'immobile o più di qualcuno, e perché alla fine motivazioni non avete? Dovete fare l'angheria politica, andate e fate l'imboscata. E questa è la coerenza di un consiglio comunale. È ovvio che di fronte all'incoerenza, io da socio unico, intanto della società fino a quando sono qua, la tutelo. Anche perché noi ora facciamo la descrizione dell'attività che stiamo svolgendo, non la giustificazione, al rendiconto dell'attività che noi stiamo facendo su questo fronte, che non si era mai fatta. Mai fatta, c'era un motivo, certo, perché l'interesse nel mettere le mani, anzi, di fare luce sul patrimonio, non c'è mai stato in questa città, perché qualcuno già ci aveva messo le mani ed era stato diviso
diviso tra le varie lobby. Allora, spieghiamo l'attività che la società ha fatto tra il 2020 e il 2021. Una panoramica sì. complessiva. Velocissimamente. Allora, le prime attività quindi principalmente riguardano il piano di alienazione e valorizzazione, perché la cosa più importante è che va in bilancio propedeutico ogni anno, in cui ci sono tutti gli immobili che vanno venduti, alienati, quindi decisi, perché non utili più all'amministrazione o non diciamo utilizzabili, e il piano di valorizzazione che prevede tutti quegli immobili che avranno diciamo una possibilità di essere riqualificati, una possibilità di essere in qualche maniera valorizzati anche da società, anche da enti, anche da privati, in maniera che in qualche modo ritornano o utilizzando l'immobile o anche sia economicamente sia come servizi. Se un servizio è utile alla collettività, il comune può benissimo anche affidarlo in valorizzazione, perché quel servizio si rende utile per la società. Quindi inizialmente il piano di valorizzazione aveva 8 immobili e circa un centinaio di immobili in valorizzazione. Noi abbiamo fatto i sopralluoghi di ognuno di questi immobili, abbiamo fatto tutte le verifiche e creato il famoso fascicolo dell'immobile, aggiornato l'inventario e abbiamo per la prima volta tolto tutti quegli immobili che sono già oggetto o di finanziamento o di riqualificazione o per errore scritti in un posto e nell'altro, scritti due volte, scritti magari sia in alienazione che in valorizzazione, perché ricordiamoci che questo piano era lo stesso da 10 anni, veniva ogni anno solamente aggiunto o tolto quella parte di immobile in cui effettivamente o c'era una richiesta di qualche cittadino e si faceva quindi l'affidamento, oppure veniva in maniera diciamo grezza fatta un'evidenza pubblica. Quindi tutta questa parte è stata consegnata a fine di dicembre nel nuovo piano di valorizzazione, che ovviamente è spuntato da tutti quegli immobili già oggi valorizzati o dal comune o effettivamente con bandi che la stessa Patrimonio ha fatto, ad esempio delle ex scuole dismesse, per poterle dare ad associazioni nel territorio, principalmente nei villaggi, dove queste scuole allora, non hanno più modo di esistere. Quanti sono gli immobili che già avete avviato i bandi per l'assegnazione? Abbiamo fatto 8 immobili già avviati i bandi, li dobbiamo solo assegnare, i progetti già sono arrivati e questi sono gli immobili valorizzati del comune. Di altri 4 saremo prontissimi a farlo nei prossimi giorni, in quanto già abbiamo ricevuto sia le delibere di giunta in quanto le hanno riportate in un piano di valorizzazione e contiamo ovviamente entro l'anno di mettere anche tutti questi terreni che in qualche maniera sono diciamo relitti all'interno, sparsi in tutta la città, in cui abbiamo delle richieste di cittadini che effettivamente sono limitrofi e che potrebbero in qualche maniera valorizzarli o anche acquistarli. Quindi questa diciamo che il piano di valorizzazione e alienazione ormai è una cosa continua, durante l'anno viene sempre proposto e a fine anno poi viene riportato per il Consiglio Comunale. Oltre a tutte queste attività ci sono anche le attività ordinarie ovviamente che la società ha avuto in carico anche di fare, quindi sarebbero principalmente uno dei servizi in cui la comunità si lamentava sempre ai cittadini, erano la lentezza nel calcolo. Quindi quando le cooperative si sono edificate negli anni 90 sappiamo tutti che hanno costruito in superficie, il terreno restava al comune e loro edificavano in superficie. Oggi chi vuole riscattare questa diciamo, proprietà di questo terreno lo può fare, ovviamente ci sono le leggi, c'è tutta una serie di adempimenti da fare e i calcoli che venivano fatti erano così lenti che la gente a un certo punto si stancava quasi quasi a poterlo fare. Come si chiamava questo tipo di attività? È trasformazione di diritto da diritto di superficie a diritto di proprietà. Quindi si riscatta questo terreno e dopodiché io posso vendermi ad esempio la casa con anche il titolo di proprietà del terreno. Queste attività diciamo noi le abbiamo in qualche maniera portate a livello, nel senso che noi evadiamo tutto quello che era arretrato, tutto quello che oggi è evadibile è stato evaso, tutti i documenti che sono pronti e quindi sono stati consegnati al comune per fare poi gli atti propedeutici, gli atti notarili. Ovviamente a quel punto la società non ha competenze come atti amministrativi, quindi riporta tutto al comune che ovviamente fa solamente le pratiche, esatto, fa tutte le attività propedeutiche diciamo, amministrative con il dirigente che diventa un ufficiale per poter fare gli atti direttamente. Questa tipologia quindi l'abbiamo portata e ci sono anche quindi le certificazioni che servono per lo svincolo del prezzo massimo. Diciamo quando io voglio vendere una casa devono passare almeno un tot di anni per poterla vendere al prezzo che io di mercato, altrimenti devo... o sono vincolato a venderla a quel prezzo perché ho fatto un mutuo agevolato.
sono tutti gli immobili dismessi. Questi qua che sono? Tutti gli immobili, tutti quelli che abbiamo espuntato perché sono praticamente o abbiamo fatto bandi oppure sono oggetto di finanziamento da parte del comune, bandi che sono riqualificazione, date alle partecipate, sono siti. Alla patrimonio. Chiediamo sempre, esattamente. In base alla caratteristica del bando che c'è, vediamo che immobile possiamo ovviamente segnalare. E questo ovviamente è importante perché senza l'immobile non potevamo partecipare ai bandi. Diciamo che si è di supporto. Infatti noi collaboriamo sempre con le partecipate e con gli assessori, esattamente per poter partecipare poi ai bandi. Sono quasi richieste giornaliere che gli assessori ci facevano se avevamo immobili qua, immobili là, a seconda la zona dove era o la partecipata Social City, principalmente per gli asili che ha fatto dei bandi sparsi in tutta la città in base a dove avevano le esigenze. State anche per ora monitorando, state finendo di monitorare tutte le ex scuole, immobili non utilizzati, più ormai non utilizzabili nei vari villaggi. Le abbiamo tutte messe a bando, sono tutte queste scuole sono state messe a bando anche grazie al nostro giro che abbiamo fatto a ottobre e novembre, abbiamo colto un po' l'interesse della popolazione, diciamo, e abbiamo fatto questi bandi, abbiamo ricevuto le offerte a fine dicembre, stiamo analizzando a fare la commissione con la Social City, con l'assessorato della sociale, i servizi sociali, e quindi a brevissimo daremo anche questi immobili con dei progetti che in qualche maniera li riqualificano anche con servizi per la collettività. Senti, ma dice Gennaro che tu balbetti? Dice che balbetto, sì. Ma balbetti veramente, sei balbuziente? No, non sono balbuziente. L'ultima volta che ci siamo sentiti con Gennaro, io ho preso la registrazione oggi, ho parlato un'ora e venti. Un'ora e venti? Un'ora e venti, e mi hanno dovuto dare un pennino perché manco c'entrava addirittura nella mail. E quindi devo ascoltare per ribattere ogni cosa che lui ha detto nella delibera, nell'ultima delibera. Ha detto che praticamente la società non solo non ha fatto niente, certo che c'è, alla delibera no, non mi hanno invitato per fare spiegare. Ha letto e spalla, ha detto questo. L'ho letto nei verbali. Ma l'ho letto nei verbali. Quando ha detto che tu balbettavi c'eri. Certo che no, quando no, Gennaro ha affermato che tu balbetti, c'eri o no? Certo che non c'ero, c'ero. No. O Gennaro, ma che minchia fai? Ma non ti vergogni? Cioè, quando ci siamo noi presenti, non voglio dire altro, per carità, che poi... quando siamo assenti ti permetti queste cose? Oh. Quando sono stato io in commissione di solito se ne vanno per stanchezza tutte quante, di solito. Ma se ne vanno perché passate i minuti giorno... per fottersi lo stato, il gettone se ne vanno, hanno fatto mattina. Sì, non avevo capito che era sta cosa, io pensavo erano stanchi. Ma che ne sai tu? Cioè tu devi sapere che una delle violazioni del regolamento consiliare è questo qua, porto proprio di latrocinio, perché la modifica che abbiamo fatto noi del regolamento consiliare prevede che ogni seduta di commissione deve concludersi con un atto specifico, sì, sì, di votazione o rinvio. Questo perché allora l'ho inserito? Perché sostanzialmente la maggior parte di loro che fanno? Vanno, timbrano, passati 7 minuti, escono, fanno eccetera, tanto il numero è presunto, come si suol dire. Si chiude la commissione e non si sa se ci sei tu che parli da solo e non c'è più un nodo, chiaro? Perché tanto? Nessuno chiede ovviamente la verifica. Perché non fanno mai la chiusura della commissione con un atto, secondo te? Perché si scopre che il re è nudo. Sì. Che poi su Truffaldini. Perché non c'è più il numero legale, quindi la commissione non poteva proseguire i lavori. Bravi, bravi. E quando io ho ottenuto questa modifica non avevo capito la pericolosità di questa cosa. Allora, se andate a guardare, tutte le commissioni consiliari sono tutte in violazione del regolamento, perché si fanno e poi non si chiudono sostanzialmente, sono quando c'è la votazione. Il tema qual è? Che oltre l'80% delle commissioni consiliari non si chiude con una votazione, si aprono e non si sa come chiudono. E non si sa, si parte in 10, in 15, dopodiché comincia a cicare a parlare. E ne esce primo, e ne esce secondo, e lo terzo scompare, e lo quattro si imbosca, e cicala là a parlare in continuazione. A un certo punto si ritrova, cicala solo. L'unico che non può andarsene è il presidente. O meglio, se ne va lasciando il posto al vicepresidente, e fanno un gioco di ciccatti. E noi paghiamo. Che poi ogni commissione, ovviamente... Sì, voi direte, sono cazzate, per carità,
60 euro lordi, alla fine moltiplicate per 15 sono 900 euro e ci sono i funzionari, ma la commissione magari costerà 1500 euro. E che sono 1500 euro? Per 7 minuti, 8 minuti, 10 minuti reali, poi non si sa che fine fanno. Bravi. Ah, come ne parleremo di questo e di altre cose. Scusami Roberto, questo Prego. era per ricordare a chi dice che Ah, sì. tu balbetti, che credo che dovrebbe balbettare qualche altro. Andiamo Passiamo ad un altro argomento importante che è fermo da qualche anno. La vendita e o il riscatto degli alloggi ERP, quindi edilizia residenziale pubblica. Sì. Tutte, diciamo, le case popolari per intenderci. Quindi abbiamo riattivato a marzo la procedura, quindi dopo che era stata interrotta perché effettivamente mancava la contabilità, il programma non funzionava, non si riusciva bene a capire un sacco di Quanti cose. sono questi alloggi Sono circa? 1452, circa 1450, sì, infatti Sì. abbiamo anche un altro progetto che ora le dico. Sì. E Questi qual sono è? costruiti dal comune e dati a canone sociale. Circa 50, vabbè, Sostanzialmente una pagamento, quota, va. diciamo, sociale in base anche al reddito di ognuno di loro. Quindi hanno la possibilità di riscattarlo in base ad una legge ovviamente regionale, Esatto. a un Questo è valore catastale ed importante. a un valore di mercato. Il valore catastale quindi dà la possibilità di acquistare queste case pagando solo il 30% di anticipo e tutto il resto anche in rate fino a 10 anni. L'importante è che uno debba essere in Guarda regola. questo articolo di giornale nel frattempo, che Sì. fortuna. Direzione. Vediamo un po' le Ma quasi tutti la porcherie. stessa cosa dicono. Ah, vabbè. Bene o male sono riportati da tutti gli organi di stampa. La flotta delle automobili Ah, sì. che spendiamo mezzo milione all'anno solo di costi inutili, quando tutto il bilancio è mezzo milione. Quindi questa vendita di alloggi cosa prevede? La cosa più importante è che ovviamente ci sia una regolarità contabile, nel senso chi deve acquistare la casa deve essere in regola con i pagamenti. Quindi resta evidente che se non abbiamo un aggiornamento di tutte queste situazioni diventa complicato andare poi a capire. Quindi a marzo riapriamo grazie chiedendo alla Giunta di revocare la delibera precedente e quindi di riattivare la vendita. Nel 2021, quindi in 9 mesi, abbiamo venduto 50 abitazioni per un incasso di 350.000 euro. Questo Questo incasso nell'anno comprende 2000. il 21, nell'anno in cui abbiamo riaperto, marzo del 21 fino adesso. L'obiettivo per il prossimo anno è di circa 120 abitazioni. Quindi intanto questi si sono incassati già pure a 348, rate, ma certo. c'è già l'atto di cessione Questi, fatto. sì, sono 50 abitazioni, 21 sono in corso di firma e 4 in fase di istruttoria. Valore 348. Di queste qua 348. ce ne sono 26.000 euro che sono il recupero di crediti Pure pregressi. perché una delle Perché devi clausole è metterti in regola, regolarizzare i canoni non pagati. Chiaro? certo. Quindi voi qua mi avete fatto e con quelle che si stanno concludendo c'è No, un valore. questo è 348, no, il valore di quello non lo Più nominiamo. Questi 81.000 81. sono invece tutto quanto abbiamo ricavato dalla vendita del diritto di superficie e il diritto di proprietà. Oh. Anche lì abbiamo praticamente Ah, incassato quindi una si quota. incassa l'attività 81.000 euro. Sì, si Quindi incassa. voi nel 429 mila 2021 euro. l'attività che avete svolto, che Ha provocato sostanzialmente è stato il primo anno reale di il attività primo anno in cui abbiamo 9 dipendenti, post-Covid, sì. sono 429 mila euro. 429.000 euro. E questa è l'attività diretta. Ovviamente ci sta tutta l'attività di predisposizione che sfocerà come ragionamento di Sfocerà come un entrata. gradino, nel senso arriverà tutto di colpo. Quindi Perché il questi si sistema è informatico. raddoppieranno nel 2022, se vi fanno travagliare, Ah, questo sì. quindi da 420 si va al doppio, e più ovviamente c'è tutta l'attività che è stata svolta di supporto agli uffici e ovviamente quella che è fondamentale di catalogazione del patrimonio. Voi avete fatto un avviso per selezionare i tecnici e per fare i Certo, fascicoli. E certo. Noi quando l'avete fatto? l'abbiamo fatto il 9 di dicembre. Siamo praticamente in fase di firma di contratto perché abbiamo ricevuto tutti i documenti. No, 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 non l'ho fatto, non l'ho fatto. Ovviamente, non ho capito niente di politica. Ma sei in clima, scusate. Ci sono, noi abbiamo fatto un No, albo. aspetta, finalmente ho capito. Vi chiedo scusa, signori consiglieri comunali. Ancora ho capito qual è il problema. Io ancora non mi capacitava.
Cioè, Roberto Sficala si è permesso di fare un bando, di pubblicarlo il 9 di dicembre. Mi pare il 9 dicembre, sì, mi pare il 9. Comunque sì, prima di dicembre. Quando l'hanno fatta la prima delibera? 28 dicembre. Ah no, l'emendamento il 28 dicembre sulla delibera di razionalizzazione. Quindi, hanno fatto direttamente liquidazione immediata. Ma avvocato, chi sta in due paesi, ne capisci queste cose? Cioè, questo si è permesso il 9 di dicembre di pubblicare un bando per selezionare quanti 15, tecnici... 15, 100, 100 alloggi ciascuno abbiamo fatto. 15, 15 lotti. Oh, quindi 15 tecnici. Io non ho parlato. Che facente parte dell'albo che era già stato creato qualche mese prima. Puro! Quindi tu hai fatto un albo... Aperto, un albo. Sempre aperto in cui ognuno... Se tu si sei scrive. Recidivo. Aperto. Quindi tu hai fatto un albo. Un albo, sì. E quando l'hai fatto l'albo? Mesi prima, verso luglio. Dopodiché ci sono all'albo. Una settantina, ottantina di iscritti. Nell'ambito dell'albo. Ovviamente fai l'avviso per prendere 15 lotti. Non parla con i consiglieri comunali. Ma come? C'è qui avevo frate tecnico. C'è chi è tecnico e agisce sotto mentite e spoglie in consiglio comunale. C'è chi è avvocato e si avvale dei tecnici e nello studio. Non mi hai detto niente? Ma scusate, avvocato, ma lei sti consigli non gliele dà? L'avvocato è responsabile dell'RPCT. Ho capito. Siamo stati un po' onesti. No, sono pocretini. Ma da scusare, quella cosa a Messina, così si facevano. Tu arrivi, ora ho capito. Ora ho capito. Giustamente i consiglieri comunali che erano abituati, no? E speravano. Tu arrivi, la prima attività concreta che fate da un punto di vista clientelare, nella loro logica, dopo che ti hanno dato il voto, dopo che ti hanno consentito per tre volte, ti hanno detto vai avanti, tu alla prima occasione ti permetti di non ricambiare. Roberto, ma che ti pare che il mondo gira come a Santa Teresa a Fiume di Nisi? Qua gira diversamente. Ora abbiamo capito. E a noi dispiace perché invece la Patrimonio Messina S.p.A. è improntata al principio di legalità, pubblicità e trasparenza. Avvocato, il principio di legalità, pubblicità, trasparenza e quant'altro... Dovremmo spiegarne il valore a tanti asini volanti là dentro. E allora è ovvio che questi hanno cominciato a vedere che c'è sostanza e ovviamente voleva uno spazio. Questo quindi... Allora io ti dico qui, tu devi revocare questo avviso. Impossibile. Vai a parlare con i capigruppo. Va bene, parlo con il presidente, pure con l'ingegnere. Parli pure con i capigruppo e vedi. Una tia e una. E non fare più questo errore di grammatica. Io non voglio niente. L'assessore Cammeniti non vuole niente. Quindi la quota che era riservata all'assessore con la delega al sindaco è a disposizione dei consiglieri comunali. Per cortesia. E così chiudiamo il caso. Avete capito? Andiamo avanti, Roberto. Quindi questo fascicolo dell'immobile di tutti questi alloggi è, a parte che è ovviamente obbligatorio per legge averlo, porterà ad avere un fascicolo completo sia dalla parte strutturale, dalla parte di manutenzione, sia dalla parte contabile. Sì, scusa, voglio stampata la lettera del presidente, la voglio stampata. O me la mandi qua su WhatsApp che la devo leggere. La lettera del presidente del Consiglio Comunale, l'ingegnere... Del 30 dicembre, subito dopo che hanno approvato... Cardile! Subito dopo che hanno approvato la... Dipendente della Will, in distacco a carico del comune di Messina. E avevano detto non pagavano niente. Poi quando abbiamo preso le ricevutine che ogni anno paghiamo, non hanno potuto parlare più. Ma d'altronde, se già il presidente del Consiglio Comunale è dipendente da una delle organizzazioni che mi ha fatto sempre la guerra... E ovviamente non parlo in generale della Will, parlo di qualche anfratto della Will, ovviamente, perché ho tanti amici nella Will, ma ci sono due o tre capoccia che hanno sempre magari considerato la Will come il loro pisciatoio.
Ora che leggo io. Allora, questa lettera, guardate che è molto inquietante sta lettera, ecco ora perché non capivo. Tu a parlare, questo è un ingegnere. Allora, questa lettera viene mandata dal Presidente del Consiglio Comunale il 30 di dicembre a Roberto Cicala. Guardate che lettera. Oggetto, liquidazione della Patrimonio Messina SPA. Egregio Presidente, nella seduta del Consiglio Comunale del 29 dicembre, cioè di giorno prima, il civico concesso, Consesso, va no, bene, concesso, che il cesso, effettivamente, questa è una. Freud ca, l'avevo ci potrebbe fatto. costruire. Si è auto. Si è. Stato gente si era, si sta, aveva autodefinito il quindi il civico concesso. Andiamo approvato la proposta di delibera di ricognizione delle partecipate con un emendamento con cui si manifesta in maniera netta e chiara la volontà di voler porre in liquidazione la società Patrimonio SPA. Per tale motivo si diffida. C'è un presidente del Consiglio Comunale che diffida una partecipata. Ma chi cazzo sei tu? Cioè, questo è un atto di ingerenza bella e buona. Cioè, tu diffidi il presidente di una società a sospendere, quindi si diffida la signoria vostra, si diffida a sospendere, cioè ti diffida e ti vuole invitare a sospendere, traduciamola perché poi l'italiano un poco lascia a desiderare, a sospendere tutte le procedure, cioè tu ti dici sospendi tutti e se non lo fai ti diffido, vedete, ti sto diffidando, a sospendere tutte le procedure volte ad assumere personale, quindi ad assumere personale all'interno della società. Ma non è che hai fatto qualche altro avviso e non ne hai parlato con loro? Pronto per pubblicare, Come? Quindi tu hai selezionato dei tecnici e non hai parlato con loro, con l'ingegnere Cardila. Dopodiché da luglio stavamo lavorando sul bando, siccome ci sono dovevi le difficoltà pubblicare, Covid, i concorsi, i colloqui. e non hai parlato con loro? No, Ecco, io non vedete, ho. vedi qua. Non parlo con nessuno. E allora, per tale motivo si diffida la signoria sua a sospendere tutte le procedure volte ad assumere personale all'interno della società e a compiere qualsiasi atto o procedimento che vada nella direzione opposta a quella espressa dal Consiglio Comunale. Si rappresenta che è stato dato mandato al ragioniere generale di predisporre urgentemente una delibera di messa in liquidazione della società. Allora, un Quella numero presidente del 21. Consiglio Comunale che fa un atto del genere, reo confesso, vergognati, reo confesso. C'è usivoca, è questione di sivu, come diamo noi. Cicala, io ancora mi metto appresso a tia. Che non capisci l'ABC di certi rapporti istituzionali, te lo scrive pure, che il problema era quello. Complimenti. Andiamo Andiamo avanti. avanti. Certo che io quella lettera all'avvocato la farei vedere però. Ecco, Ora, un nell'insieme avvocato, ora delle gliela faccio cose. vedere. Perché? Ovviamente Il io non socio, posso fermare, intanto non il posso socio fermare, non posso rubarmi sono i soldi, io fermo, e seduto sul Cardile non tavolino. è un cazzo. Vabbè, tanto per ora usare dei termini oxfordiani. Quindi se permetti. Che il Presidente del Consiglio eventualmente scriveva a me e mi diceva, senti caro sindaco, Associo, certo. siccome noi avremmo Io da qualsiasi punto intenzione posso di fermare. proporre una Io da delibera qualsiasi di liquidazione, perché questa non era manco la delibera di liquidazione, No, cioè lui era già sapeva che il Consiglio lei si Comunale avrebbe votato. avrebbe approvato la delibera di liquidazione, pensa un po' quant'è premeditata l'operazione. Tu scrivevi a me e mi dicevi, senti, siccome è emerso questo intendimento,
e comunque stiamo per proporre la delibera, vedi nella tua qualità di valutare se vuoi iscrivere al CDA e consigliare di non procedere con attività che poi potrebbero rappresentare delle obbligazioni. Diciamo allungare la liquidazione, il periodo che loro, ma il problema qual è? Che quanto su scecchi, perché non è che le che tu arrivi e metti in liquidazione alla società, così, troppo bello era, e interrompiamo, come se fosse un interruttore, arrivi e stacchi, non funziona così. No, è economico. Avvocato, io credo che le dovreste riunire per fargli un attimino il corso di come funziona, economico. Fermo restando che quando viene fatta una società, poi ci sono dei casi tassativi, contemplati dalla legge, che portano a motivare una delibera per chiudere una società. E quello che è stato trovato simpaticamente è che non avevate dipendenti, perché sì, il dente batte sempre lì, cioè la lingua batte sempre lì, dove c'è inutile, l'utente che duole, dipendenti. Peccato che loro per risparmiare, hanno preso quanti dipendenti? 9. Al 9. 31 dicembre 2020 erano 9. 9 dipendenti. Per risparmiare e razionalizzare il costo del gruppo locale. Vabbè, fatto come stai. Okay, okay. Chiamo Fazzumena, scusate. Capisci? Il tema si chiama risparmio, prima di tutto. Perché? Perché se tu, come si faceva in passato, dovevi prendere 10 persone, ti mettevi d'accordo con 4-5 capigruppo di loro, a ognuno uno citava un dipendente, a un altro citava un tecnico, non ti rompeva le scatole nessuno, lo capisci o no? Hai sbagliato, perché così li coinvolgevi come si faceva prima. Certo, potevi sugare un frate tuo consigliere o un cognato di, e se non ce la chiamava doveva stare pure muto, perché sennò quello poi ti faceva l'angheria in consiglio comunale, perché così funzionava a Messina. E pagava, la gente continuava a pagare. Invece, che fa Cicala? Con l'indirizzo dato dall'amministrazione, e qui salva andiamo Messina, al tema della razionalizzazione, il Salva Messina prevedeva che prioritariamente, prima di tutto, si doveva procedere ad utilizzare il personale già pagato dal comune o da altre partecipate. Quindi lui prende 9 persone, fanno l'interpello, persone che già erano pagate dal comune, quindi sono state spostate, comandate presso la società. Chiaro? Stessa cosa Messina Servizi. Ovvio. Quindi non si sono fatti nuovi costi, cioè qua non si sono creati nuovi costi per il personale. Tanto costavano e tanto costano ancora ora. Fino all'ultimo centesimo rimborsato. Oh. Questa cosa l'hanno presa, ecco, vedete, reo confesso, come motivo per cercare di collegarsi a un elemento giuridico che è previsto come elemento di scioglimento delle società, di proposta di, cioè, ma le società intendeva altro. Le società, e ora così gli diamo un passaggio, le società che non hanno un numero di dipendenti o non è superiore al numero degli amministratori, che è superiore al numero degli amministratori, perché per loro era dipendenti zero. Sì, per loro era perché zero. Non ce n'avevo assunto nudo di, e quindi era zero. caro mio, e certo, voi dovete capire la ratio delinquenziale, non la ratio legis. Dovete capirle queste cose. Come tu non gliene hai assunto nessuno, tu hai zero dipendenti per loro. E lo hanno scritto come motivazione alla delibera. Sì, sì. Cioè, da cose da procura veramente. Quindi loro c'hanno 9 dipendenti distaccati ufficialmente. Ci sono le carte fatte. Ovvio. Ci sono le convenzioni. Presto un'attività delibera, qua. Delibera di giunta, delibera del CDA. Ma come si fa a dichiarare il falso così? Semplice. Rimborso totale, fatture semplice, pagate. Semplice, perché non ti sei fatto dare il pezzino da loro. Caro Roberto Cicala, quella lettera all'avvocato comunque approfonditela. Approfondita. Perché secondo me quella lettera il presidente del Consiglio Comunale non la poteva fare. Sicuramente. Quello doveva scrivere a me se voleva scrivere. Che poi ma non a voi. Dopodiché io valutavo cosa fare, se lo prendeva a pernacchie o meno. Ma non si poteva permettere di fare questo che ha fatto. Un'ingerenza bella e buona.
presidente del consiglio comunale. Altre attività che non si faceva, che non si è mai fatta a Messina: il bando di gara per assegnare i beni confiscati alla mafia. Altro bando che viene fatto a maggio scorso, viene completato a luglio, di tutti i beni che l'agenzia regionale aveva assegnato al comune. Beni fin dal 2011 erano stati assegnati. Scusa, ma assessore, scusa. Prego, il mio assessore. Mi parli un attimino di questa situazione del bene confiscato alla mafia, come siamo combinati? Con la patrimonio è stato fatto l'avviso, quindi abbiamo messo tutti i beni che c'erano a nostra disposizione in un bando pubblico. Quanti sono? Con sopra. Erano 19 lotti. Però alcuni sono stati accorpati in un progetto unico, quasi tutti i terreni di Mili. Erano i terreni di Mili che erano in un lotto. E i bandi sono pronti già? No, il bando è stato pubblicato. Domani aggiudichiamo i beni. È stato aggiudicato, domani consegniamo i beni. Quindi è stato completato. Sì, è stato completato. Siccome il regolamento prevede che quest'anno sia la segretaria a presidente della commissione, ovviamente l'idea è stato leggermente più lungo. Quest'anno ci hanno dato altri tre beni e c'è il bando pronto che chiusa. Domani consegniamo questi e facciamo l'altro. Abbiamo il bando pronto il prossimo. Venerdì non stiamo con le mani in mano. Quindi siamo riusciti ad assegnare, quindi stiamo assegnando i beni. Sì. In un'ordine di evidenza pubblica, attenzione, ognuno poteva scegliere quale voleva. E non come prima che venivano assegnati alla richiesta. Una cosa un po' di trattativa privata. Esatto. Un bando pubblico a punteggio. Tanti di questi ce li hanno distrutti quasi nel tempo. Ma è sbagliato pure in questa, è sbagliato. E poi l'assessore sbagliò però magari. A livello regionale il 50% dei... Se tu li chiamava alcuni di loro... Prima ha detto fai l'evidenza pubblica, fai l'evidenza pubblica, mi disse l'assessore. Tu sei stato a stabilire fare l'evidenza pubblica allora. Ma cioè, hai voluto inguagliare la società. E qua eravamo in tanti. Falli tutti in una volta, falli tutti insieme, fagli scegliere quale bene vogliono. Così mi ha detto. Stasera non ti ascolto più, Vabbè, ormai non mi ascolti più. Io sono sulla via del ritorno, quindi. Adesso ammetto per gli altri bene che dovete fare. Parlate prima, no? Il bando è pronto, è in pubblicazione. Consegnati questi, pubblichiamo l'altro. No, non lo cambiamo. Ti volevo dire che a livello regionale il 50% dei beni confiscati alla mafia non è stato mai consegnato, c'è un dato proprio regionale. Noi li abbiamo messi tutti a bando, di questo bando, quindi dei 19 che abbiamo messo, ne sono due non sono stati richiesti, che li stiamo rimettendo di nuovo a bando. Più uno che ci hanno dato saranno tre. E questa è un'attività che in Sicilia forse è una delle prime volte che viene fatta tutti i bandi insieme. Dico, noi ormai andiamo a ruota libera. Ormai siamo in un regime in cui lo faremo. Troppo a ruota libera andate. Ormai lo faremo a regime, sindaco. Ogni 6 mesi verrà fatto il bando per quelli che non vengono assegnati. Andiamo a completare. Andiamo su una delle cose più importanti finali. Manifestazione per la vendita, quindi per la ricerca di immobili da destinare al Palazzo Giustizia. Ci viene fatta una richiesta dall'assessore. Pure del Palazzo Giustizia. Sì, ci viene fatta una richiesta dalla giunta specifica che con la delibera del 7 maggio invita l'amministrazione, il dipartimento e quindi la società a fare un'evidenza per cercare immobili da destinare al Palagiustizia. Noi mettiamo in bando tutte le richieste che il Tribunale fa come tipologia di immobile, la distanza, le superfici, i parcheggi, tutto quello che serve. Hai partecipato a degli incontri tu pure in Tribunale? Sì, sì, c'è una conferenza permanente in cui abbiamo partecipato, abbiamo ricevuto due offerte di cui una congrua, abbiamo subito portata in conoscenza al Tribunale, a tutti i vertici, abbiamo fatto uno più uno, due sopralluoghi per verificare tutto ciò, abbiamo trovato anche le possibilità di parcheggi del Comune affinché si potesse anche risolvere in maniera veloce l'eventuale giudizio da parte del Ministero di Grazia e Giustizia. In questo momento quindi abbiamo fatto anche delle simulazioni insieme alla società proponente di distribuzione degli spazi, del rendering come sarebbero venute bene o male le stanze sono in una zona centralissima di Messina. Siamo in attesa di comunicare quindi che il Ministero comunichi effettivamente la decisione finale sull'immobile. Quindi voi avete trasmesso tutta la relazione, consistenza. Abbiamo fatto la conferenza, sì, loro hanno fatto l'avviso, avete selezionato, avete valutato quale può essere secondo le esigenze del Tribunale, avete trasmesso a chi di competenza tutto. Certo, in simbiosi sia con l'assessorato quindi di Mondello delle infrastrutture, sia con il Tribunale in questa conferenza permanente. Siamo in attesa finale ormai di ricevere il via per poter effettivamente vedere la congruità sull'importo, che ancora non ci è stato comunque comunicato perché l'evidenza non prevedeva anche
L'importo è la distribuzione degli spazi, esattamente per come deve essere. Perfetto. Quindi diciamo che ormai dovrebbe essere questione di una settimana, perché il 15 dovremmo ricevere, diciamo, questo, tutto questo, attenzione, questo fine. Perché quando io dicevo che l'accordo fatto per realizzare all'ospedale militare, al Dipartimento di Medicina Sanitaria, di Sanità Militare, come si chiama ora, e la Pala Giustizia di Zallo lì, avevamo detto che era un accordo farlocco, e poi si è rivelato la verità. Quando l'abbiamo detto noi, siamo stati attaccati da tutto il mondo. Stronzi, dove siete ora? C'è stato addirittura uno stronzo di ex assessore del comune che allora ipotizzò un mio interesse nel dover realizzare la Pala Giustizia per forza al fosso di via La Farina, insinuando porcherie. Stronzo! E ora che è emerso che l'accordo era farlocco, che era irrealizzabile, come abbiamo detto noi, che dici? Stronzo! Ma in che maniera questa città? In che mani? E 18 milioni di euro fermi lì da oltre 20 anni? Siamo rimasti bloccati per 3 anni, perché sto accordo farlocco del 2017 con l'addendum di febbraio 2018 durava, mi pare, 3 anni. Sta accordo i suoi effetti li ha finiti, credo a febbraio, se non domani, 2021. Sì, infatti la delibera di qualche mese dopo. Esatto, di giugno. Certo. Di maggio, anzi. Certo. Dopodiché la città senza il nuovo tribunale, gli operatori di giustizia lavorati in condizioni terribili, imputati, arrestati. Io sono stato interrogato in quei sgabuzzini degli scantinati. Avete capito? E stare in una stanza di 10 metri quadrati, ok? Massimo 15, da 10 già era il target giusto, col pubblico ministero, avvocati, con gli avvocati, cancelliere. E ovviamente GIP, assistenza e vario, sapete che non può stare quasi manco seduto? Io ci sono passato, lo so che significa. O per non parlare dell'affare, perché qua a Messina si continua a pagare circa 1.200.000 euro l'anno di affitto. 1.200.000 euro l'anno di affitti. La vergogna delle vergogne. Le truffe delle truffe, e paghiamo anche immobili che non hanno l'agibilità. Esatto, e paghiamo. Se una cosa del genere l'avesse fatta un normale cittadino, un imprenditore, a quest'ora c'era l'ergasto. Quanto è strana Messina, eh? Ma quanto è strana Messina. È tutto normale. Tutto normale. E guai chi parla. Guai chi parla. Io perché parlo? 18 processi e 2 arresti. Sapete, ormai mi hanno reso da questo punto di vista, ma anticorpi a gogo. Vergogna! Ecco in che quali condizioni si opera. In che condizioni opera la giustizia a Messina? E ora ci è arrivata una lettera per una convocazione per il 18 di febbraio, non mi ricordo quando è, dove ovviamente noi non ci siamo più, e abbiamo fatto una bella relazione. E per il 18 febbraio ancora chiedono lumi, ancora per realizzare il Palazzo Giustizia all'ospedale militare, ospedale militare che ha dato un aiuto pazzesco durante l'attività. Il COVID. Del COVID, del lockdown, eccetera, non è la vaccinazione. Non è più efficiente. Onestamente, ma dico, e ancora insistiamo? E noi abbiamo scritto la nostra relazione, abbiamo detto la nostra, per la serie che incontro dobbiamo fare ancora. Ah, dove erano tutti quei deputati che allora mi hanno attaccato pure, che dovevamo fare per forza sta cosa lì? Perché qui abbiamo avuto pure vari deputati messinesi, che ovviamente hanno agito affinché le cose rimanessero bloccate. Non dare ragione al sindaco De Luca, mai dare ragione al sindaco De Luca, mai! E questo è stato il risultato.
e noi continuiamo ad avere e ad esercitare giustizia in palazzi senza alcuna agibilità o nei cantinati, e spendiamo 1.200.000 euro l'anno di affitti ai privati. Ne potremmo fare 10.000 palazzi di giustizia. Concludiamo. L'altra cosa importante che fa parte sempre del Salva Messina è il sistema informativo, che ovviamente è inesistente in questo momento al Dipartimento da sempre, che dovrà essere praticamente il fulcro per l'intero gruppo locale. Questo fa parte di una delle 35 attività che si devono fare col Salva Messina. La banca dati unica. La banca dati unica, che quindi che dovrà permettere, quindi innanzitutto mettere a norma di legge ogni attività in cui il piano dei conti deve essere fatto in una certa maniera. Insomma, sappiamo tutti la trasparenza e tutto quello che deve essere. Darà una mano essenziale anche a ogni dipartimento del comune, a ogni partecipato in cui avrà la necessità, e anche a ogni cittadino che avranno la necessità, perché si integrerà benissimo con il SIT dell'urbanistica, e permetterà quindi di avere, a parte una contabilità, diciamo, del gruppo locale come ogni partecipata, quindi il consolidato, tutte le attività di controllo analogo da parte del Dipartimento delle partecipate, permetterà di gestire quindi tutto l'inventario in maniera precisa, tutte le valorizzazioni e tutto quello che sarà di contorno alla società. Questo è l'obiettivo. Ovviamente tutte le attività di cui ho parlato sono attività che sono in continuazione, non sono attività che vanno a termine, ma in piano di valorizzazione. In continua attività, nel senso ogni giorno immobili vengono inseriti, cancellati, modificati, rettificati. Ogni giorno c'è un cittadino che cerca un titolo di un terreno, di chi è, una strada, l'assessore che vuole sapere questo palo in quale terreno si trova. Sono tutte attività che oggi sono a regime, non c'è più un'attesa che prima. Senti, Cidala, domanda finale, ma quanto costa il CDA? Quanto costa la comunità tutta assieme? Tutto ciò visto che riguarda... Visto che siete... c'è uno spreco, allora, siete il fondo di San Patrizio. Il CDA costa al comune 68.000 euro l'anno. A testa? No, tutti... ma non 68 netti, ricapitoliamo. 68 li spende. Cicala, ma stai scherzando? 68.000 euro. Non c'è il direttore generale, perché adesso la società non è in uno stato in cui diciamo che c'è una necessità esterna. Quindi lo faccio io, ovviamente, a titolo gratuito. Specifichiamo 68.000 perché euro. C'è il sorvello di turno. Lorde, ovviamente. Ovviamente. Lorde. 68, nel senso, è la quota che il comune paga. 68.000 euro, questa qua ovviamente una parte sono contributi che vanno, una parte la gente lo sa, non è che non lo sa, non è che sono come i consiglieri comunali. Poi il costo dei dipendenti è integralmente quindi rimborsato, una parte al comune, una parte alla società. Questa è una partita di giro, costavano e costano, stop. Esatto, quindi diciamo, se vogliamo fare un conto veloce. Quella fuori classe che invece di macchina quanto costa al mese? Di listino costerà 15.000 euro, noi la paghiamo in noleggio ovviamente perché è conveniente per la società, sui 350 euro al mese. A dicembre 2021 è arrivata. Che poi prima camminavamo della flotta, sono una macchina. Resta della flotta, siete scarpati, non capia se. Ma sono come strazzate questi qua, zero, costa niente. Io sindaco vorrei chiedere domani se è possibile al direttore se mi fa un posto fisso, così la macchina è sempre ferma. Il posto fisso deve parlare con quello delle Nubila, come si chiamava? Come si chiamava? Il posto fisso è cosa, vero? Checco Zalone. Ah, con Checco devo parlare con così la macchina figo, non spostandosi, non pensano che siano più di una. Ma tu falle, tanto su scecchi volanti, che te ne frega. Hanno visto la macchina ferma in più posti e hanno pensato, musica, una flotta. E vabbè, che volete fare? Questo è il consiglio comunale, alla fine bravo Caruso, stanno a passare tempo, d'altronde si pigliano 1.600 euro mese. Cosa hanno a fare, no? Devono giustificare la loro esistenza. Va bene, noi concludiamo ringraziandovi, ovviamente, vi chiedo scusa come sindaco per queste angherie che state subendo. Ovviamente io da socio unico do mandato, già comunque abbiamo deliberato, impugniamo tutti gli atti, tutti, compreso quella lettera del presidente del consiglio comunale, che è una gran porcheria e secondo me è un'ingerenza bella e buona, e se ci sono gli estremi anche per la denuncia all'autorità giudiziaria, fatelo, perché questa è un'ingerenza nell'attività della società che obiettivamente non capisco da quale prurito nasca. Questo qua non lo capisco.
Va bene. Quindi il resto noi impugniamo tutte le delibere, poi ci sarà un TAR che deciderà se le delibere sono legittime o non sono legittime. Certamente non ci facciamo intimidire da certa gentaglia che solo perché tu hai fatto l'errore di grammatica, che hai fatto certe attività e non li hai coinvolti prima, dopo aver deliberato tre volte, dopo aver detto vai avanti, e ora abbiamo visto le date, tu pubblichi l'8 di dicembre l'arruolamento dei tecnici, loro si incazzano e il 28 di dicembre ti cominciano a fare l'imboscata. Che cavolo, Roberto Cicala. Errore di grammatica. Noi tenete conto che tra circa un quarto d'ora e 20 minuti, pure un quarto d'ora, ci ricolleghiamo perché con il mitico assessore Francesco Caminiti accenderemo, o no, canciasti idea. Non dobbiamo andare ad accendere due impianti, andiamo noi all'Arderia, contrada Pantano e poi a Santa Lucia, sopra Contesse. Prima andiamo a Santa Lucia e poi andiamo all'Arderia. Che era da un po' di anni, uno è nuovo, di nuovo conio, che l'abbiamo fatto all'Arderia. E l'altro l'abbiamo fatto nuovo perché era... Ma è quello che arriva da Cappello per caso? Cappello! Tu ora mi offri un caffè, Cappello, eh? Che te puoi pensare sulla mattina, mi rompi scatole durante la diretta? Ora ti facciamo l'impianto pure, eh? Quindi ora fatti trovare per il caffè. E poi andiamo a Santa Lucia, sopra Contesse, che era da 30 anni che non accendeva l'impianto. Anche io, e se ora non dume e facevo mala figura? Però ci vediamo domani. Ok, vabbè, noi ci tentiamo. Allora, tra circa 15 minuti ci ricolleghiamo e vediamo se va a fare sta mala figura. Vi saluto.